0-0 tra le cadeche e la nonna tua. Palla per Camardella. C'è una Cantarella, Cantarella. Un fallo Camardella, ma subito dalla parte opposta con Peluso, il sinistro. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Questo momento non avere maggiore iniziativa la squadra di Peluso. Ottimo sinistro, guardiamo. Scaliscono l'aspide di Simone. Vincere in pallo, Camardella. Camardella, il destro. Parliamo un attimo perché Simone. De Simone, attenzione, il gol di De Simone. Uno a zero, ma non la luglio. 1-0, ha sbloccato finalmente il match. Sul palo, cioè, può ripartire la squadra delle cadre. La squadra del Giuliani, destro la parata. Abbiamo la facoltà della luce di Peluso. Però un'azione personale, un sinistro. Una posizione per caso. Là. Questo è il suo gran destro. Attenzione, caso con il destro. La traversa incredibile. Il pallone fuori. Fischia la fine del primo tempo. Questa attraversa incredibile. E praticamente un rigore. Anzi, più vicino. Peluso col sinistro. Pallone fuori, incredibilmente. Pallone fuori, si dispera. Attenzione Cantarella. Il destro. Palla di poco fuori. Ora una. Seconda palla la Camardella. Giuliani di punta, palla ancora fuori. Giuliani destro della Monica, nuovo per Peluso. Peluso se la porta sul sinistro, può cacciare. Tacco incredibile di Peluso. Cantarella, il destro, la rete, infine immobile. Solo guardare, gol di Cantarella. Attenzione, palla per Giuliani, il palo incredibile. E guarda la difesa, con Peluso. Peluso può andare avanti. Peluso tutta la sua, però per sinistra il gol. Cadre che è a nonna Toia, 4-2 per nonna Toia, autore di un'ottima prestazione della Monica e il suo compagno Capuzzo. Due parole dal capitano, dai. È stata una partita difficile, la classifica ha ingannato, ce l'abbiamo sudata, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ottimo, tu invece cosa vuoi dire su questo match? Do ragione al capitano, logicamente, è stata una partita difficile, come però alla lunga l'abbiamo vinta, ovviamente agli avversari. Sì, sono stati, è stata equilibrata a tratti. Invece cosa aspirate in questo torneo? Noi aspiriamo alla vittoria, solo che a volte vediamo che già che alcune partite sono vinte e le perdiamo per insufficienza. Quindi un buon bagno di umiltà. Assolutamente, sì. L'esperienza scorsa ci ha formati. Dai, in bocca al lupo allora. Grazie. Ciao.